C'è una... Buongiorno gente, siamo al quinto giorno di camminata. Abbiamo appena iniziato, sono circa le 7 di mattina. Qui alle nostre spalle, alle mie spalle, potete vedere una tenda, quindi c'è qualcuno che ha deciso di dormire in tenda e non di fermarsi in albergo. C'è un asino che ha deciso di fare un po' di casino. Siamo arrivati in cima a una salita e abbiamo trovato questa specie di cosa votiva dove a quanto pare tanti pellegrini hanno abbandonato la loro concia, la loro conchiglia, che è il simbolo del Cammino di Santiago, con dei messaggi, con delle cose. E finalmente abbiamo raggiunto il mare. Siamo arrivati ad Arcade. A me piace chiamarlo arcade, come i vecchi videogiochi. Quest'ultimo pezzo è sulla Rua Nacional, la strada nazionale, ed è parecchio trafficata, quindi è un po' una schifezza quest'ultimo pezzo. Stiamo attraversando Arcade, non so come si chiama. Guardate che bel panorama qua. Qua c'è il fiume che termina e arriva appunto in questa insenatura. Bello, bellino. Noi soffriamo ma andiamo avanti. Coraggio, dolori ovunque. Guardate che bello qua. Un vecchio ponte, una corsia. Ci passano anche le macchine purtroppo. Abbiamo il fiume che arriva. E che abbiamo appunto il termine del fiume è quello appunto dell'insenatura del mare. Dovete immaginarvi un'insenatura che da lì va verso sinistra e per in qualche probabilmente 10-20 km raggiunge il mare. Qua come potete vedere c'è la vendita del pesce direttamente a domicilio. Vendita del pesce a domicilio. Dai mini, coraggio. Non è tutta una salita oggi. Ultimamente sì, oggi sono salite strappi abbastanza violenti. Che a lei purtroppo fanno male i piedi, perché ha un problema ai piedi. Bella. Proseguiamo per il nostro cammino, in questo caso in discesa, perché quando c'è una salita ovviamente c'è anche la discesa e il mio ginocchio dice buongiorno. Bene, siamo arrivati, non so dove siamo, però siamo più avanti di prima di sicuro. Stiamo facendo una pausa per riposare un po' piedi, gambe, ginocchia. Ciao canino. Stiamo passando un lungo tratto asfaltato, monotono, caldo, perché l'asfalto butta fuori caldo. Sono l'11:30, quindi insomma fa già abbastanza caldo. Però dai, le gambe stanno andando, le macchine rompono sempre le palle. Per farvi capire che insomma il cammino non è sempre solo bei panorami, prati verdi e boschi freschi, ma è anche insomma tratti così asfaltati con le macchine. È così insomma. Bene, siamo arrivati a Pontevedra. Questa tappa, che dire, è un po' strana, perché la prima parte sta molto molto bella, forse una delle parti più belle di questo cammino portoghese, da Arcade fino a metà in sostanza, e poi dopo asfalto, super asfalto, uno schifo insomma, fino a qua, ad arrivare qui alla fine della tappa. Bene, siamo arrivati a Pontevedra. Il posto si chiama Occa.
Aloxa, una roba del genere. Aloxa Hostel privato, costa 10-12 euro, una roba del genere. Come potete vedere ci sono delle zone da 8 posti suddivise in questa maniera qui. E la cosa carina qui è che questi qui sono i nostri posti, ti danno il coprimaterasso, il lenzuolo, la copertina, la federa, quindi tu puoi dormire in un letto con tutti quanti i crismi e non solo nel tuo sacco a pelo, che è un po' costringente, insomma, diciamo. Quella è la zona comune con la cucina, quindi se uno vuole farsi da mangiare qua tutto quello che gli serve. Qui c'è appunto il soggiorno, zona comune, giochi, libri. E qua ci sono i bagni. Niente, e ne volevo farvelo vedere. A dopo. Bene, insomma, siamo arrivati a Pontevedra, abbiamo pranzato, ci siamo riposati un paio d'ore. Tra l'altro è arrivato anche Vinicius, distrutto, con due sacche di ghiaccio sulle caviglie, poveraccio. Comunque ce l'ha fatta ad arrivare anche lui fino a qui. E adesso stiamo andando verso il centro della città, la città vecchia, il centro storico, per andare a vedere cosa offre. Magari berremo qualcosa e magari vedremo anche il mare. Speriamo. Speriamo. Andiamo. Allora, qui siamo in Plaza della Pellegrina, che deve il suo nome all'omonima chiesa, che è questa qui, costruita a partire dal 1778, ci mostra una particolarissima pianta a forma di vieira, la conchiglia simbolo dei cammini compostelani. Questa cittadina praticamente, oltre ad avere un centro storico, ha un centro antico all'interno del centro storico, e che è più in posizione sopraelevata, quindi ci bisogna salire ancora un pochino. E niente, stiamo appunto salendo. Questa invece in cima alla città è la Basilica di Santa Maria Maggiore. Qui invece siamo in Plaza de España, sempre sopraelevata, e siamo alla disperata ricerca del posto da mangiare. Siamo entrati in un negozio per vedere una cosa per Ambra e siamo finiti in mezzo a una processione. Santa Maria. C'è una... un'invasione di piccioni. Qui probabilmente a questo ristorante qui devono avere un brutto rapporto con i piccioni.